Buonasera. Elenco delle cose di cui noi, che siamo fatti così, diciamo, insomma, non abbiamo mai abbastanza. La libertà degli animali, cani, gatti, qualsiasi altro animale domestico deve essere lasciato libero, ma non solo, tutti gli animali. Non è molto che entrati in uno stabilimento in cui, in un laboratorio in cui venivano analizzati i virus mortali, noi abbiamo comunque liberato questi virus mortali perché anche loro hanno diritto di vivere, anche loro, pur essendo mortali, sono naturali, perché la morte è naturale, perché si muore. Il rispetto per la natura. Da quando abbiamo saputo che alcune specie vegetali dispongono di terminali nervosi che provocano loro dolore, noi li anestetizziamo prima di mangiarli. E, ad esempio, a noi non verrebbe mai in mente di farci un panda alla brace o al girarrosto, l'esso, diciamo, in qualsiasi modo, insomma, noi non mangiamo panda, ecco. Ecco, non abbiamo mai abbastanza dei rimedi naturali, non abbiamo mai abbastanza dei rimedi naturali, noi non utilizziamo medicamenti di nessun tipo, solo cose naturali, come il curaro, per esempio. Noi ci curiamo spesso con il curaro, per esempio, ecco. Ci curiamo con le amanite falloidi, con le amanite muscarie, con tutti questi rimedi naturali della nonna, insomma, della nonna di chi, però di una nonna. Passa una nonna, noi glielo chiediamo e lei ci dice fate così e colà e noi facciamo così. Non abbiamo mai abbastanza delle tradizioni, delle tradizioni delle nostre terre, in modo particolare, per fare un esempio, non abbiamo mai abbastanza della pizzica. Noi amiamo la pizzica, e al di là dell'aspetto, diciamo, godereccio, della danza, del divertimento, noi amiamo proprio il significato più profondo di questa pizzica, tant'è vero che ognuno di noi ha in casa un contenitore pieno di vedove nere, di tarantole, di scorpioni e di volta in volta noi usiamo questi figli della terra per procurarci appunto quelle sensazioni primordiali che i nostri avi hanno provato prima di noi. Ecco, così come noi amiamo e non abbiamo mai abbastanza dei rimedi, non dei rimedi, chiedo scusa, delle cose naturali. Noi amiamo comprare a prezzi esorbitanti il vino del contadino, quel vino torbido col cappuccio di carta sopra la bottiglia, che paghiamo molto più di un Barolo, molto più di un carissimo vino di importazione francese, però è del contadino, normalmente ci procura anche delle sensazioni apparentemente sgradevoli il giorno dopo averne assunto una grande quantità, ma anche questo fa parte della natura. Perché il vino è del contadino, il contadino ha a che fare con la terra è la natura, noi amiamo la natura e così via. Ecco, un'altra cosa di cui non abbiamo mai abbastanza è la cultura. Noi non abbiamo mai abbastanza di Dante, per esempio. Ecco, noi amiamo Dante in tutte le sue forme. Noi leggeremmo Dante notte e dì, in tutte le lingue. Nel mio caso specifico io ho fatto tappezzare tutta la mia casa con una carta da parati con stampato in braille tutto il purgatorio
di Dante. E ogni volta che è possibile io mi struscio come un geco, geco non dalla nascita, un geco l'animale intendo dire, e mi faccio tutto il purgatorio in tutta la casa al buio, con le note stampate, sul battiscopa, e quando ho tempo, mi faccio anche quello io come tutti quelli come me, tutti quelli come noi. Buonasera.